stiamo praticamente aspettando l'inizio della gara. Ho fatto il check-in, non mi hanno dato la stanza, quindi il mio modello si è andato a cambiare in un bagno là dietro, tipo. Poi mi vado a cambiare io e poi facciamo questa gara. Ho gli occhiali perché sono, cioè, la mia espressione è indicibile a quest'ora dopo il concerto di ieri. Mi hanno dato tutte queste robine qua. Dentro c'è il badge e ci sono tutti gli attestati che mi firmeranno i giudici. E adesso aspetto il mio modello barboso. Cos'è la serietà da modello? Io non so fare, non so stare davanti alla macchina. Con gli amici di Martina. C'è anche Franco, saluta. Ci prepariamo per la gara. Quando tutti vado pronti. Io in pedana fate tipo urlate. Ma se dici sono in pedana e urliamo. Sì, perché di là io urlerò sono in pedana! Okay, tipo così. Okay. Di Martina. Aspetta che vi faccio pure la pubblicità occulta, dov'è? Dove sta scritto? Ah. No, dall'altra parte, vado dall'altra parte. Volevo fare la pubblicità occulta. Niente, ci vediamo dopo, ciao. Va bene. È molto contento. Tantissimo. Ottimo. Facciamo vedere tutte le sfumature del pelo. Il giudice non lo so, però noi ci siamo divertiti. Abbastanza. La sedia era comoda. Comodissima. Piero ha preso colore, però un po'. Era tipo la pressione è tornata. Era tipo il colore del muro di dietro. E adesso forse andiamo a fare un'altra gara. Forse. Vedremo. Barba ok, perfetta. Allora, ora in pratica siamo qua, ci sono tutti i barbieri che fanno il razor fade, che è uno dei tagli più richiesti in generale. Mio fratello, qui, è una merda. Ha definito il razor fade un taglio di merda. Vabbè, sono gusti del resto. Vengo male con questa luce, è meglio così. Io sono bianco di calli di pressione. No? Io sono truccata e sono bianca lo stesso. Metteremo un filtro. Termi, ho beccato Iro con la focaccia. Attenzione, pizza. Può accompagnare solo. Pizza del genere con la mozzarella, può accompagnare solo. Mi dico che è dietetica. È dietetica, dico. Grazie. La pizza non è mai dietetica. Come no? Tu pezzo di pizza pure per OGM, è bio. Pizza bio, pizza vegana, come dice pizza vegana? Pizza. Perché stiamo parlando di pizza? Non lo so, tu sei un barbero, dove? A Martina Franca. Martina Franca, conosco un sarto bravissimo. Chi è? Si chiama Hilo. Hilo, Fabrizio. Oh, Fabrizio Maciulli, mio amico. Ciao Fabrizio. Bella Fabri. Hai capito, il mondo è piccolo, Fabri. Hai greggi? Sì. Quando? Fra 5 minuti. Per quale categoria? Sfumatura italiana. Come ti classificherai? Prima. Grande, ha vinto. Numero uno. Ciao belli. Come stai? Io non mi ricordo. Come ti chiami?
Samuele, da dove vieni? Da Ancona. Hai già messo la cera, è già finito praticamente. Il mio modello sono venute le rughe. Cazzo, sta figura di merda la dovevo fare. Adesso me la chiamo, perché che lingua parla questo ragazzo? Ho sonno. Da dove vieni? Io ho gli occhiali. Parla in inglese. Sono due giorni che non dormo. Grande. Piero fa il pinguino. No, quello è il piccione, ma no. Come fa il pinguino? Così. Bene. Lo so. La mia siamo in pedale. Dichiarazione. Ho ancora sonno. Fai un giro su te stesso così che non vai. Troppo veloce. Sì. Io non lo so questo. Oh, siamo in camera. Le gare sono finite. Piero sta facendo la doccia. Io mi sto calmando un attimo, finalmente, perché veramente siamo in piedi tipo dalle 6 e non ci siamo fermati un momento. La gara è stata molto figa, ci stavano un sacco di ragazzi bravi, purtroppo per me. Piero non ha avuto la possibilità di tagliarsi i capelli, di lavarsi i capelli prima, e quindi abbiamo bagnato i capelli nel bagno. Questa luce fa un po' schifo, ecco, meglio così. E niente, mo sto sul letto, mi sono messa i miei amati jeans e adesso riscendo giù e mi vado a fare tutto il resto dell'evento, che in realtà non ho visto niente. Poi cena e poi vado a conoscere gli altri barbieri. Poi per le amiche donne faccio anche un rendezvous video, perché c'è tanto da vedere. Ma non toccare, solo vedere. Sono un po' stanca. Ragazzi, stiamo facendo un corso motivazionale. Guardate intorno, ragazzi, quanto siamo belli. Noi non siamo al raduno della Confagricoltura, anche se sono tutte belle. Io sono con il maestro Fazzi. Raccontaci cosa stai facendo. Sembra che stiamo alla Coldiretti. Non siamo alla Coldiretti. Però tranquilli, è un corso motivazionale. Batti 5 al vicino. Batti 5. Siamo un corso motivazionale. Siamo potenti. Però siamo comodi, perché no, non si vede. Siamo sulle poltrone comode. Siamo seduti su delle poltrone molto care, molto importanti e care, dove ci stiamo pensando di portarle nei nostri locali. Ma però noi che abbiamo un furgone qua dietro, adesso chiamiamo, noleggiamo, noleggeremo un furgone e ruberemo le nuove tacare. Solo che poi ci vuole chi verrà aiutarci per portarle. Beh, ce l'abbiamo qualche amico delinquente, voglio dire. Io sono provincia di Taranto, tu sei dei Foggia. Foggia, sì, ce la facciamo. Va bene, quindi, okay. Noi ascoltiamo con attenzione altre due. Adesso non perdiamoci nulla, perché altrimenti poi ne riusciamo a motivare. Non diventiamo barbieri del futuro. Dai, andiamo. I'm here with Geoff Davis from Savills Barbers. Yeah. I was his translator for this evening. And she made a fantastical job. And it was so inspiring for me. Aww, and you for me too. Thank you. That's okay, no problem. Really lovely to meet you. And maybe we see you in November in November. Rome. November, yeah. With Walt. We'll see on the social media. We'll see, yes. See we'll you there. Look out. Sure. See you there. Bye. Bye, ciao. Ci vediamo. Me, giorno uno, finito. È mezzanotte e mezza, io sono appena arrivata in camera e sono sul letto. Mi hanno fatto anche fare la traduttrice così. E mi sono troppo divertita, ora aspettiamo domani, senza gare, domani sapremo chi ha vinto. E niente, buonanotte. Questo è il giorno 2, sono qui con un collega. Buongiorno. Di Ischia. Sì, Raffaele da Ischia e stiamo aspettando lo show di Hiro. Siamo qui del porto perché mi fa piacere. Bravo. E
voi siete alcuni più giovani, altri meno, andate avanti, non preoccupatevi, troverete difficoltà, prima o poi arriveranno, perché tanto la vita ce ne riserva. Andate avanti, avete nelle mani un mestiere che è vecchio di 1000 anni, 2000 anni. Siate sempre corretti, soprattutto onesti, non pensate che nessuno può fregare nessuno. E fate il vostro lavoro con amore, sarete ripagati sempre dai clienti, dalla famiglia. Fatevi rispettare innanzitutto e rispettate. Era solo questo, grazie a voi. Vi convincono di poter comandare, vi dicono: ma no amore, fai quello che vuoi, se vogliono farvelo fare, ma può essere che a volte non vogliono farvelo fare. Stiamo discutendo sul fatto che mi deve fare il finanziamento sulla poltrona di 500 euro al mese. No, beh, sei felice? Molto. Anche io. Grazie. Siamo tutti felici. Un po' stanchi. Un po' stanchi, però felici. Gloriana ieri ha lavorato gratis. Io ho lavorato gratis a Spemmo. Facciamo i conti dopo. Ora andiamo a parlare. Ci vediamo il caffè prima, però. Ciao ragazzi. Ciao. Quindi spazzola, pettini, forbici e quant'altro, da soli. Cerchiamo di usare solo sempre questo, ragazzi. Vi prego, c'è Giovanni Vecchio e lo può confermare. Cioè, evitiamo piastre. Ieri io... Barbiere completamente assalito dalla gente. Chi è Fabio? He's not a father, he's a rockstar. Yeah. And we go outside for... Thank you for translating. I was the translator even for him she's today. She's a great translator. Thank you. Thank you.